Buongiorno Nicola, allora io rientro anch'io nella mia normalità di grafica, ok, eccoci qui, buongiorno, benvenuti. Allora, pastificio Charlie di Picerno. Panificio, io continuo a dire pastificio perché per me le paste sono anche quelle paste buone, dolci che realizzate. Panificio Charlie, allora, intanto la storia e il nome, ecco, raccontiamo queste due cose. Allora, io e mio fratello nel 2004 rileviamo questo vecchio panificio del nostro paese e iniziamo a lavorare dal 2004. Dopodiché man mano abbiamo conosciuto nuove tecniche, nuovi prodotti. Abbiamo iniziato a ingrandirci e nel 2011 ci siamo spostati in uno stabilimento più grande. Ok. Il nome, scusami, come mai panificio Charlie? Praticamente il nome Charlie era, siccome sono un appassionato di cavalli, sì. Un mio cavallo si chiamava Charlie e quindi ho preferito mettere quel nome. Ok, allora diciamo che hai puntato su un cavallo vincente, ti ha portato fortuna. Sì. Ok, allora, prodotti, io ho guardato per ora perché verrò ad assaggiarli appena mi lasciano liberi dalla Lombardia, ma già alla vista, diciamo, l'eccellenza e la bontà trapassa. Parlaci un pochino di qualcuno dei tuoi prodotti. Teniamo, diciamo, per ultimo il pan brigante perché mi sembra un prodotto di cui puoi raccontare anche bene la storia e i contatti con altre aziende. Noi praticamente iniziamo col pane, quindi che sembra la cosa più semplice da fare nella panificazione, ma non lo è. L'importante è che noi abbiamo sempre come primo obiettivo la materia prima. Sì. Quindi non solo scegliere le migliori materie prime, ma rispettarle e certo. Quindi le rispettiamo nel migliore dei modi. Quindi poi dal pane, in automatico, già nel 2005 io ho iniziato a fare i primi panettoni, che sono praticamente i grandi lievitati, e mi hanno dato la possibilità di ampliare le mie conoscenze nella lievitazione. E quindi di portare anche il pane, che sembra il prodotto più semplice e più povero, a lievitazione sempre più lunghe. Attualmente lavoriamo con una lievitazione sul pane di 24 ore. Ok. Sugli altri lievitati poi facciamo brioche, sia per le prime colazioni e sia per le gelaterie. Ok. Facciamo... l'ultimo prodotto che abbiamo fatto è un babà in vaso cottura. Eccolo qua. È lo stesso fatto sempre col nostro lievito naturale. Sì. Dopodiché viene cotto in questo vaso e una volta cotto viene bagnato e fatto il sottovuoto. Quindi mantiene proprio la roba, non evapora nulla, ecco. Non evapora nulla, permette una shelf life più lunga, arriviamo anche a 12 mesi, proprio perché abbiamo il sottovuoto, in questo caso un sottovuoto naturale dato dal calore del prodotto, dall'evaporazione del prodotto, la chiusura è come le marmellate, diciamo. E qui abbiamo un doppio sapore, limoncello. Sì, abbiamo fatto due referenze, una classica al rum e l'altra al limoncello. Ok, poi allora i problemi, diciamo, la Pasqua l'abbiamo vissuta un pochino in quarantena. Non in quarantena. Noi non ci siamo mai fermati. Ok, qui volevo arrivare. Siamo riusciti, nonostante le difficoltà, a fare le colombe, non tantissime, però le abbiamo fatte, abbiamo accontentato i nostri clienti con le consegne a domicilio. Ok, quindi... edizioni come, però chiaramente ristrette, non purtroppo come gli altri anni, però qualcosina abbiamo fatto. Allora, scusa, prima hai parlato del pane e delle farine. Grano 100% italiano, vorrei sottolinearlo perché sì. Poi è una,
è un argomento che attualmente soprattutto crea tanta sensibilizzazione e tanta ricerca. Da dove arrivano le vostre farine? Chi selezionate? Come le selezionate? Allora, noi lavoriamo con un solo mulino, okay, ed è il mulino dell'acqua di Matera. Perfetto. È un rapporto oramai da più anni. Ci garantiscono il 100% il grano con la certificazione. Ogni lotto, ogni scarico, ogni tipo di farina è garantito col certificato al 100% del grano italiano. Noi richiediamo questa serietà perché vogliamo essere trasparenti con i nostri clienti. Chiaro. E soprattutto il profumo che trasmettono queste farine nei prodotti è tutt'altra storia, anche nei sapori e nella digeribilità del prodotto. Cioè riuscite a sentire la differenza, ecco, oltretutto? La differenza è tantissima. Io ho avuto la fortuna di conoscere direttamente non solo i proprietari del mulino dell'acqua, ma anche il mugnaio, che mi ha permesso di stare una giornata con lui e vedere effettivamente come dal grano, tutte le analisi che fanno ogni volta che arriva il grano, ogni lotto, e come selezionano proprio il grano e poi lo trasformano. Quindi abbiamo questa possibilità, e anche il mulino è comodo perché è vicino a noi e quindi ci dà sia la trasparenza della materia prima e sia l'approvvigionamento. Non dobbiamo fare grandi scorte perché il famoso chilometro zero ce l'abbiamo anche nella farina. Questo è un discorso che noi facciamo un po' con tutti, riusciamo a reperire quasi tutte le materie prime da fornitori locali. Okay. Solo sui prodotti che non produce la Basilicata o non produce l'Italia siamo costretti a prenderli da fuori, ma l'importante è prendere sempre il top dei prodotti. Noi non guardiamo mai il prezzo, ma la qualità. Assolutamente, assolutamente. Poi una selezione di cantucci. Voi non avete un cantuccio, ne avete veramente una varietà, una gamma, cinque dai vari sapori. Raccontaceli, descrivicili, facci venire soprattutto voglia di assaporarli. Questi, i cantucci hanno la particolarità data dalle mandorle, quello alle mandorle, perché la mandorla è strettamente mandorla a Bari, che non è questa solo una questione di sapore che dà al cantuccio, ma è anche una questione di friabilità, perché l'unico grasso contenuto nel cantuccio è il grasso dato dall'olio di mandorla, che solo la Bari riesce a dare. Già se prendiamo una California non avremo lo stesso risultato. Ok, ok. Quindi ogni prodotto, io personalmente, seleziono le materie prime affinché il risultato finale deve essere perfetto. Perfetto. I canditi, per quanto riguarda il cantuccio, sia il limone, i frutti di bosco, oppure l'arancia e cioccolato, sono secondo me i migliori che ci sono in Italia, perché prendiamo sempre il top, sono quelli che uso anche nei panettoni, sono quelli che uso nelle varie lavorazioni, nella pasta di mandorle, in varie lavorazioni che facciamo. E poi abbiamo quello classico, cioè non classico, ma anche alla nocciola, giusto? La nocciola è particolare perché anche questo è l'unico grasso è dato dall'olio delle nocciole, che nella lavorazione rilasciano questo e diventa così friabile, mentre negli altri, dove abbiamo il candito, dove abbiamo la cioccolata, aggiungiamo del burro, non tantissimo, ma aggiungiamo un po' di burro per dare un po' di morbidezza. Ok, hai citato il panettone, giusto? So che avete partecipato, avete portato il vostro panettone al di fuori della Basilicata, anche al di fuori dell'Italia. Che storia c'è qui dietro? Praticamente la passione per il panettone, ripeto, nasce nel 2005 e inizio un percorso, poi man mano l'abbiamo sempre migliorato, e nel 2019 abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con altri nostri colleghi di tutto il mondo, e siamo stati a Lugano dopo aver passato le selezioni a Pistoia. Sì.
A Pistoia siamo passati tra 44 italiani, siamo passati noi e altri 6 colleghi italiani, solo noi del sud. Siamo andati a Lugano dove abbiamo ottenuto un ottimo risultato e soprattutto l'apprezzamento del nostro prodotto. La caratteristica del nostro panettone è, rispetto agli altri, è meno dolce. Infatti noi lo zucchero lo dosiamo bene in tutti i nostri prodotti, non c'è la dolcezza eccessiva. Okay, non c'è la dolcezza eccessiva. E poi la particolarità, come dicevi, dei canditi, che sono quelli che poi utilizza anche nei cantucci. Nei cantucci l'uvetta è la 6 corone australiana, cioè la migliore che abbiamo per i panettoni. E adesso arriviamo a un prodotto che è il pan brigante, che peraltro mi fa piacere, visto che proprio ieri abbiamo avuto il collegamento e l'intervista con la Salumi M2, quindi ecco, una collaborazione, una rete di imprese, meglio di così non possiamo averla. Raccontaci questa bontà. Allora, noi con la Salumi M2 collaboriamo già da anni, è un nostro fornitore per quanto riguarda... Altrettanto, no, è sparito il vocale. Nasce perché... Mi senti? Adesso sì, sei sparito per un attimo, ma adesso sì. Ok. Praticamente, dicevo, l'idea del pande nasce proprio perché noi lucani non abbiamo una grande tradizione sui canditi, però abbiamo le tradizioni sui salumi e sui formaggi. Sì. Quindi sì, ci tenevo a comporre un prodotto con questo mix e renderlo magari più appetibile e non tanto dolce, quindi ho creato un prodotto salato. Con l'M2, ripeto, già li conoscevo e quindi avevamo già rapporti. Il loro prodotto di eccellenza è questa pancetta tesa che noi prendiamo intera e poi la tagliamo a coltello, sì, mentre il caciocavallo l'ho preso dall'azienda Laurino, sempre vicino a noi, a Tito, praticamente okay, vicino allo stabilimento, che fanno questo prodotto, questo caciocavallo podolico, che è veramente dà il sapore al nostro panettone particolare. Inoltre, oltre la variante, diciamo, vegetariana, sostituendo la pancetta con il peperone crusco, altro prodotto della nostra Basilicata. Assolutamente, questo è proprio da, è il mio, questo è il mio, col peperone crusco è il mio. Allora, quando viene proposto il panettone? In periodo natalizio o è un prodotto che voi avete tutto l'anno? Allora, noi lo facciamo tutto l'anno, il pan brigante. Ci siamo fermati per l'emergenza perché è un prodotto che si sposa bene... tutto l'anno. Per quanto riguarda il panettone dolce, lo produciamo a Natale e sì, per tutto l'anno facciamo un bauletto che è un simile come il panettone, cambia la forma e abbiamo una percentuale di grasso in meno. Ok. Mettiamo meno burro nel bauletto. Meno burro. Ora, per chi non ha la fortuna di essere i vostri vicini di casa e vuole ricevere, vuole ordinare, al di là del pane che va bene, ha una vita probabilmente più breve, ma immagino che tutti questi prodotti siano confezionati anche per la spedizione. Come è sì, possibile sì, fare? Noi facciamo già spedizioni in Italia e anche all'estero. Abbiamo attualmente un e-commerce che stiamo sistemando per permetterci di... per telefono, via mail, ci fanno gli ordini
e noi non abbiamo problemi a spedire in pochi giorni, addirittura in 24 ore, mi parla 48, in Italia serviamo tutta la penisola. Ok, anche ovviamente i vasi in vaso cottura, perché è vetro, ma non avete problemi a spedirli, giusto? Sì, no, non abbiamo problemi, anche perché il vaso lo compriamo, quindi... Poi lo imballiamo per bene. Ecco, arriva intatto. Bene, bene. Senti, io veramente ti ringrazio per questa carrellata di sapori e soprattutto per questa curiosità del pan brigante, che è davvero unico. Ricordo che c'è la parte ufficiale, che è quella con la pancetta del salumificio M2, poi c'è la parte vegetariana che col peperone crusco. Tutti e due prodotti made in Basilicata assolutamente, ma abbiamo anche la versione per i vegetariani. Volevo chiederti un'ultima cosa a riguardo dei prodotti, visto che c'è tanto l'esigenza adesso, non so se voi li producete qualcosa di simile per gluten free, chi ha intolleranze, tutta questa linea di produzione. Allora, per quanto riguarda le intolleranze, facciamo alcuni prodotti, ma strettamente per gli intolleranti, perché non possiamo fare prodotti senza glutine, non abbiamo un laboratorio adatto, però alcuni prodotti, lavoriamo alcuni prodotti senza lattosio oppure senza uova, alcuni prodotti li facciamo. Ok, allora io ringrazio te Nicola, ringrazio anche... Chi ci ha seguito, ringrazio Chiara Vigna che ha stabilito questo contatto e visto che la Basilicata vuole crescere e noi siamo insieme alla Basilicata a farla crescere, un tuo punto di vista su punto di forza e magari punti da migliorare di questa regione per quanto riguarda il tuo settore soprattutto. Il mio settore, per migliorarci dobbiamo continuare ad essere sempre più uniti anche tra colleghi e tra aziende. Una rete d'aziende come ha fatto Chiara insieme a te va benissimo, è l'unico modo per crescere. Quindi da parte nostra di imprenditori, artigiani, noi ce la metteremo tutta per far sì che questa avvenga, e da parte della regione e dello Stato ci aspettiamo magari qualche aiuto per farci riconoscere magari anche all'estero, anche certo. In Italia. Certo. Nicola, grazie ancora e buon lavoro, buona produzione, andremo veramente a scoprire e a cercare i vostri prodotti. Io sono curiosissima sul pan brigante con il crusco, perché da quando ho scoperto il crusco non ne faccio più a meno, Chiara lo sa che vivo a peperone crusco, quindi averlo anche in una produzione del genere mi rende solo felice. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a te e grazie a Chiara per averci permesso questo incontro.